Buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Io sono Luca del Team OG di Matteo Talarico e rieccoci qui di nuovo insieme per una nuova analisi sul mercato azionario. Oggi 26 marzo, quindi martedì 26 marzo, bella settimana che ci porterà direttamente verso la festività pasquale, con i mercati che, ricordiamo, venerdì resteranno chiusi in America. Volumi un po' sottotono, leggermente al di sotto della normalità. E aprirei un po' comunque con un po' la notizia di oggi più importante, visto il crollo del ponte del porto di Baltimora, che è uno dei porti americani più importanti, quindi è una notizia che va un po' anche ad aggravare un po' già la situazione, un po' da tenere sotto controllo della situazione marittima globale, e, situazione che potrebbe un po' andare anche a colpire le catene di approvvigionamento. È uno dei porti che fornisce maggior carbone nell'America e anche a livello di gas liquido. Quindi sarà veramente molto interessante guardare come si svilupperà questa situazione. E ci si sta già lavorando per sopperire un po' a questa perdita di efficienza con degli altri porti nelle vicinanze. Però comunque la situazione resterà un po' da monitorare, situazione che potrebbe diventare un po' critica, soprattutto nelle catene di approvvigionamento, anche soprattutto nel settore anche dell'automobilistico. Quindi vedremo nelle prossime settimane, prossimi giorni e settimane, come evolverà un po' la situazione. Praticamente una nave è andata a sbattere contro un pilone principale e il ponte è collassato su se stesso. Quindi situazione da monitorare, situazione che magari se ci saranno degli sviluppi prenderemo in considerazione nelle prossime analisi. Detto questo, mercati quindi della settimana che ci porta verso Paco, come detto prima, e con gli indici che tendenzialmente restano ancora sostanzialmente un po' laterali, soprattutto anche il Nasdaq che resta un po' esteso nella sua lateralità un po' più grossa. E con gli indici che se dovessero scendere ancora un po' potrebbero arrivare verso i primi supporti di breve, quindi un po' più importanti. Quindi vedremo un'eventuale reazione. Attenzione comunque un po' se dovessero calare i volumi, soprattutto magari nella giornata di giovedì, a possibili movimenti improvvisi, anche contrari, dovuti un po' alla mancanza di movimento, di liquidità. Detto questo, partirei un po' con l'analisi sull'azionario. Io qui mi trovo sul grafico di Eli Lilly, un'azienda farmaceutica americana che quest'anno si è comportata veramente molto bene. Quindi ci troviamo su un grafico settimanale, quindi grafico weekly, potete vedere molto bene, soprattutto questo rialzo dal mese di febbraio, se non sbaglio, il 6 febbraio, che c'erano stati gli utili della società, che aveva riportato ottimi earnings con un incremento degli utili dei ricavi, se non sbaglio, del 28% su base annua, dei ricavi del 19%, quindi ottime prestazioni, ottime performance dovuta all'incremento di vendite e sui prodotti dimagranti anche contro il diabete. Quindi è un titolo che si sta comportando molto bene e attualmente qui sul weekly possiamo vedere come l'area secondo me più importante potrebbe essere appunto questa fascia qui sotto, quindi soprattutto utilizzando magari Super Trend Weekly, contratto la media 25 molto vicina. 671 e 635 potrebbero essere dei livelli molto interessanti sul titolo, andando per dei ristorni ovviamente maggiori. Soprattutto questo livello in zona 635 è una zona che mi piace molto, molto interessante. Ovviamente qui siamo molto lontani da quello che è il prezzo attuale, con dovrebbe arrivare uno storno di circa il 18%, quindi dovrebbe cambiare un po' la situazione sui mercati, che al momento sembrano non vogliono ritracciare troppo. Quindi dovrebbe arrivare un po' a una fase di consolidamento dei movimenti attuali con uno storno che sarebbe alquanto salutare per magari vedere dei livelli inferiori sull'azionario e anche sugli indici ovviamente. Quindi questa situazione sul weekly, mentre se andiamo un po' nel breve, un po' più da vicino, situazione un po' più da vicino, quello che si può vedere, quello che si può osservare sul grafico è appunto questa lateralità che il titolo sta creando, no? Quindi tra la zona dei 732 circa, proprio questa zona qui, e la zona sopra di resistenza che è in zona 780, quindi questa zona qui di resistenza 780 fino magari 786, quindi questi 6-7 dollari di fascia di resistenza qui sopra. Zona molto laterale, potremmo avere un supporto di breve qui sotto in zona 760.
praticamente anche guardando il timeframe più piccoli, quindi sull'H4, si può osservare quindi l'area di resistenza qui sopra e quindi si può vedere ancora meglio, tra l'altro la fase laterale, no? Si vede molto bene, si è infilato in questa zona laterale dal 21 febbraio, quindi praticamente da un mese circa che stiamo fluttuando all'interno di questa fascia, che resta per degli storni eventualmente qui sotto. Una prima zona interessante da monitorare potrebbe essere appunto ancora la base della lateralità tra i 735-730, fino alla tenuta appunto dai 719-720. Questo per quanto riguarda il daily weekly, l'abbiamo visto in precedenza. Se dovessimo perdere, in caso di uno storno maggiore, dovesse arrivare uno storno maggiore, potremmo andare a vedere delle zone inferiori, dove la prima zona da osservare potrebbe essere appunto i 671 e la zona dei 635, dove proprio qui sotto è un livello molto interessante che mi piace, molto interessante, qua potremmo farci aiutare appunto dai super trend sul settimanale. Bel titolo, resta impostato ancora molto bene, veramente molto molto bene. Quindi titolo che sarà anche monitorato per i prossimi mesi, prossime settimane, appunto per questa operatività, questo tipo di operatività che abbiamo appena visto. Poi ho deciso di dare un'occhiata ad Arista Networks, quindi titoli un po' diversi da quelli che abbiamo visto in precedenza, soprattutto titoli magari che non sono conosciuti da tutti. Arista Networks, che è una società americana che si occupa di rete, sostanzialmente di reti per PC, e ad alta frequenza, quindi praticamente, tra l'altro, è un titolo che anche questo si sta comportando veramente molto bene. Tutto il 2023 l'abbiamo visto più volte anche all'interno dei nostri percorsi, qualcuno di voi sicuramente se lo ricorderà. È un titolo che ci ha dato anche diverse soddisfazioni. Qui ci troviamo sempre sul nostro grafico settimanale, grafico weekly, e sostanzialmente vedete la scorsa settimana, questo bellissimo lungo che ha portato alla rottura di questa resistenza, soprattutto dai 287 ai 290, che ci portavamo dietro da un po' di tempo, da un po' di settimane, con un bellissimo lungo, e praticamente ora si trova ad affrontare questa settimana questa resistenza di massimo in zona 305, prescendendo un po' di time frame, andando sul grafico giornaliero. In questo momento direi che sul daily, la prima area molto interessante da tenere osservata è appunto quest'area 276. 276 è un buon livello fino alla tenuta ovviamente del super trend giornaliero, una buona area, molto, molto interessante. Qui vedo tra l'altro la media 25 che sta guidando anche quella che è la salita, quindi sta guidando il titolo a rialzo, molto molto bene, praticamente dal 31 di ottobre, quindi ha fatto veramente una bella salita. E ha avuto un po' di storno dopo gli utili, che comunque sono stati ottimi. C'è stata un po' una fase di vendita con un po' di aspettative che non sono proprio piaciute agli investitori. E sostanzialmente ora abbiamo quest'area di resistenza che io ho individuato con delle aree di breve, quindi in prima i 302, poi eventualmente i 305 come aree di resistenza. Qui sotto potremo avere un supporto di brevissimo, quindi l'area dei 295, 290, sì, 295-60. Stavo dicendo quindi della media 25 che sta supportando il prezzo a rialzo in questo momento e si sta avvicinando quello che è questo livello, quindi questa zona dei 287,36, che sostanzialmente, guardandolo anche sull'H4, in timeframe un po' più piccoli, una fase laterale, no? Sostanzialmente qua c'è stata una grossa fase laterale. Sostanzialmente il titolo ha preso la media 100 dell'H4 per poi partire a rialzo, quindi è andato un po' a rompere la parte bassa di questa lateralità. E quindi sostanzialmente in questo momento questi super trend H4, molto vicino a questo livello di 287, quindi potremmo andare a prendere in considerazione quest'area, quindi zona 286, 287, abbinando i super trend H4 con la media 25 del giornaliero che sta salendo. Andremo a ritestare quella che è la parte altra vecchia di resistenza sul titolo, che tra l'altro erano i precedenti massimi storici, quindi sarebbe un bel test, un primo supporto di breve periodo, quindi per provare ad attaccare prima magari il 297 e eventualmente poi il 302. Quindi primo supporto 287,36. Sul daily invece abbiamo la zona dei 276-271 circa, fino alla tenuta appunto di questo livello. Tra l'altro vedete anche qui che bella
preacquisto che ha avuto il titolo il 20 di marzo, quindi ha maggiore ancora demarcazione di questo livello importante sul titolo. Più sotto, eventualmente, la zona dei 254,80, proprio la base, vedete questa prima resistenza che poi ha lavorato qui il prezzo e ha portato anche da qui a portare a rialzo tutto questo movimento che è derivato proprio dalla tenuta di questo livello, con tra l'altro anche la media 100 sul daily. Fino a poi, andando un'occhiata anche alla weekly, vedete che abbiamo i super trend qui sotto, che è nella zona dei 231,45, che guardandolo così non è un livello, una zona dove, che mi piace moltissimo a livello proprio di costruzione, a livello di dove ha lavorato il prezzo, non mi fa impazzire molto, ma comunque abbiamo dei super trend weekly, mi piace ancora quasi maggiormente appunto questo livello 254,80. E soprattutto se dovesse anche arrivare alla media 25 settimanale, o magari i super trend dovessero salire ancora qui sopra. È proprio dove ha lavorato un po' più il prezzo. Qui sotto è un buon livello, però a questo punto potrebbe essere quasi più interessante scendere un attimino, arrivare magari intorno a 215-220, dove proprio il prezzo ha lavorato maggiormente, ha lavorato molto meglio rispetto a quella che è quest'area. Comunque vedete qui la performance del titolo dopo la rottura di questa resistenza del 2022. Giugno 2023, aprile 2023, qui praticamente è andato a ritestare ancora questa vecchia resistenza per poi fare tutta questa salita che praticamente da qui sotto il titolo ha fatto il 126% in un poco più di un anno, in un annetto circa, quindi veramente un bel titolo, un titolo che si sta muovendo molto bene, che secondo me merita di essere osservato su queste aree, eventualmente cercare una reazione di prezzo proprio su queste aree. Anche qui questo livello in zona 273, diamo un'occhiata ancora al daily. Esatto, quindi 273, 276, anche sul weekly chiama appunto un buon supporto in queste zone sul titolo. Questa situazione Anet, quindi Arista Networks. Per continuare, darei un'occhiata al titolo Dell, quindi penso che gran parte di voi la conosca, quindi titolo è azienda che si occupa di produzione di componenti di PC, e PC stessi, portatili, desktop. E dopo qua abbiamo praticamente, qui siamo su un grafico daily, il vuoto volumetrico degli utili, dove il titolo ha performato veramente molto molto bene, perché in una giornata si è portato un gap up di 22,84, del 22,84%, e poi in giornata ancora si è spinto al 38% e oltre solo con gli utili, quindi ha portato veramente un'ottima trimestrale, un'ottima guida su titoli che a me piace parecchio, che ho in portafoglio da un annetto circa, da qualche mese, sì, quasi un anno circa, e si sta comportando veramente molto molto bene, e che secondo me anche questo merita di tenere osservato. A questo punto partirei un po' con l'analisi, no? Qui siamo, diamo un'occhiata magari sempre un po' prima al weekly, quindi vedete quella che è derivata la candela degli earnings di cui abbiamo parlato in precedenza. E sul weekly troviamo un livello molto importante in zona 86 e 89, ovviamente siamo molto lontani. Siamo molto lontani, però anche questo livello qui sopra 94,80 e soprattutto questa zona del 92 fino agli 86 potrebbe essere una bellissima area sul settimanale da tenere a memoria, tenere osservata in caso anche qui di storni maggiori, quindi dei mercati che finalmente magari decidono di fare uno storno un po' più considerevole, uno storno più maggiore. Quindi dovremmo andare a stornare circa anche qui un 19%, un 20% circa, se dovessimo arrivare qui anche qualcosina di più. Quindi questa situazione su weekly. Al momento, guardando il grafico settimanale, abbiamo questa resistenza che sul weekly il mercato ha abbandonato questo supporto, quindi questa candela poi ha portato ancora un ribasso su quel livello che poi qua a 105 andiamo a vedere, e sul weekly vedete che attualmente il mercato non compra ancora questo livello, quindi la zona dei 113,89. Quindi vedremo se questa settimana, giovedì, il mercato dovesse riuscire ad andare a chiudere sul settimanale sopra di questo livello, andrebbe a toglierci intorno a questa resistenza sul weekly. E poi sopra in zona 116,46 abbiamo un'altra resistenza. Andiamo a vedere questi ragionamenti sul daily, dove sostanzialmente qui vedete questo minimo che ha creato, che siamo nel vuoto volumetrico, quindi sostanzialmente questo supporto ci va a riparare un po' da questo vuoto ancora da andare eventualmente a colmare. Ed è un buon supporto interessante, 105, tanto anche qui ora abbiamo la media 25 molto vicini. Se diamo un'occhiata all'H4, vedete che in questo momento, tra l'altro, l'H4 è in una situazione di lateralità, quindi anche lì super trend va a
ad indicare, tra l'altro, si trova molto vicino a questa resistenza in zona 116,50, 116,46. Questa è la resistenza settimanale che dovrebbe andare a comprare sul weekly, che ha comprato con l'H4, però vorrei vedere una conferma weekly chiudere qui sopra per andare a comprare questa zona. In questo momento quindi resta laterale, anche qui super trend daily, super trend H4, eventualmente una creazione di un'area laterale sarebbe un buon movimento. Abbiamo un'area laterale, un range di circa il 10%, perché siamo al 9-20%, quindi anche un bel movimento. Sarebbe un bel movimento, un eventuale ingresso con dei ritorni del prezzo magari sopra questa zona dei 105, sarebbe bello per provare magari ad attaccare i 110 per poi eventualmente prendere profitto in zona 100. 113, 115, 116 e lavorare l'area laterale, l'eventuale conferma di creazione di questa area laterale. Ok, non so se adesso magari poi domani il prezzo parte, gli indici ripartono molto bene, che appunto come detto, come perché si stanno avvicinando i primi supporti interessanti, quindi magari per il mercato decide di spaccare tutto, però se dovesse crearsi, confermare questa creazione di area laterale ulteriore potrebbe essere interessante, una reazione del prezzo qui sotto, monitorare un'eventuale reazione del prezzo qui sotto in zona 105. Più sotto in zona 94-80, come abbiamo visto prima, andremo a chiudere, a colmare del tutto il gap, quindi il primo livello, e poi qui sotto eventualmente gli 86-89 sul weekly, molto, molto belli, molto interessanti. E poi sopra la resistenza, a mio avviso, un po' più forte la zona dei 120 e 80 a salire. Quindi questa situazione su Dell. A seguire darei un'occhiata al titolo Arma, perché il titolo Arma anch'esso sta comportando molto laterale, in un range molto esteso, perché comunque stiamo parlando qui sotto di un range del circa il 18%. E sostanzialmente c'era un po' di preoccupazione, se non sbaglio, il 12 di marzo, quando era scaduta il blocco della detenzione delle azioni, del numero di azioni dell'IPO che avevano fatto, che c'era stata sul titolo. E il 12 di marzo non c'era stato nessun grosso scossone, potrebbe essere arrivato un po' di vendita, un po' di presa di profitto appunto su questo livello qui sopra, un po' del range laterale. E ora il titolo è arrivato sul primo supporto importante, c'è questo candelone molto esteso sull'H4, quindi bisognerebbe fermare un attimino queste vendite per provare a sfruttare voi chi siete in OG, chi è in OG conosce come, eventualmente provare a sfruttare queste aree, vedere magari una fermata del prezzo per poi un riacquisto, per sfruttare eventualmente i 126. Con questa candela diventa un po' pericoloso, azzardato al momento, bisogna vedere un attimino che si fermano le vendite. E vedere dei rientri di acquisto anche questa settimana, con eventualmente i volumi un po' inferiori e una settimana un po' più corta, resta un po' più rischioso. Dando un'occhiata al daily, vedete che tra l'altro siamo arrivati su a toccare la media 25 che sta facendo da supporto, no? Che qua lo vedete molto bene. E siamo arrivati sul supporto della base di questo 126,60, che è un bel livello. Con appunto anche l'H4 con i super trend, quindi i primi supporti, il titolo che resta impostato ancora molto bene a rialzo. Poi c'è questa bella lateralità, con tra l'altro qui sotto sarebbe ancora più bello 117,82 fino anche alla tenuta dei 111,74 a mio avviso. Tra l'altro qui troviamo anche la media 100 dell'H4, vedete qui proprio questa area laterale che abbiamo visto prima. Sarebbe molto bello, molto interessante vedere un'eventuale reazione del prezzo qui sotto con un bel segnale di acquisto deciso da sfruttare. Però prima attenzione a questa candela, quindi vedere magari il mercato che si ferma, quindi magari o che va magari a tenere questo livello, va a costruire un po' per fermare un attimino, per poi prendere liquidità e reagire per prendere magari profitti in zona 138-144. E questa è la situazione. Diamo un'occhiata anche al weekly. Al weekly praticamente i primi livelli interessanti potrebbero essere in zona 94-94, poi 84 un po' più sotto e eventualmente più sotto ancora in zona 69-20, un bel livello proprio molto importante, anche a livello mensile, annuale. Uno storno sul titolo ci potrebbe anche stare, ha performato veramente molto bene, il titolo resta scambiato bene al di sopra dei propri utili, quindi ha fatto un'ottima performance questa è la candela di febbraio, quindi sostanzialmente nel giro di qualche settimana il titolo ha praticamente più che raddoppiato. Quindi direi che un consolidamento, perlomeno, che uno storno ci può star tutto.
e mi piaceva appunto farvi vedere questa situazione, quindi quest'area laterale, il titolo che è arrivato un po' sui primi supporti, no? Quindi sui primi supporti interessanti da andare a monitorare. Ora, per concludere, andrei a vedere STM sul mercato italiano, che sta arrivando sui primi supporti, anzi sui supporti, un supporto veramente molto molto importante a livello settimanale, perché stiamo arrivando molto vicini a un livello qui sotto in zona 38, che a mio avviso è un livello veramente molto molto importante di questa struttura. Quindi è un livello veramente importante a livello settimanale, quest'area dei 38, con tra l'altro il super trend weekly. Per trend settimanale, sul settimanale il titolo resta ancora impostato molto bene, resta impostato ancora molto bene long. Diamo un'occhiata anche agli altri time frame, vediamo che sostanzialmente il daily è in una situazione un po' laterale, con tra l'altro le medie molto piatte, quindi situazione abbastanza anche ribassista, più che laterale, ribassista a livello di indicatori, ma dando un'occhiata al weekly possiamo vedere che comunque il titolo si trova in una sorta, no, di lateralità, è molto laterale sul settimanale, perché comunque questo livello qui sotto fa da supporto e poi il prezzo si muove molto esteso, molto molto esteso, quindi non nel breve, ma nell'arco di molte settimane, diamo un'occhiata magari anche al mensile, in questo range, no, molto 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 esteso. Quindi sostanzialmente il supporto qui sul settimanale, questa tenuta di questo livello, torniamo un attimo sul weekly, ho sbagliato time frame, la tenuta di questo supporto a livello settimanale resta veramente molto molto importante per mantenere questa struttura in piedi, questa struttura in atto rialzista, ok? Perché sul weekly restiamo ancora impostati. Nel breve l'H4 ci mostra come si ha short il time frame, perché anche le medie sono girate short, anche i super trend sono rossi, la media 25 è impicchiata verso il basso, quindi ci mostra come nel breve, soprattutto dal 13 di marzo, la situazione ormai 15 giorni si sono invertito ulteriormente, quindi il titolo abbia girato short molto bene e ha negato anche i primi test di resistenza, quindi prima resistenza che abbiamo sul titolo è appunto questo livello in zona 41-17, quindi 41-17 resta la prima resistenza di breve da andare ad abbattere, per poi provare ad attaccare eventualmente i 42-70 e la zona dei 44-19, che resta l'area da battere. Diamo un'occhiata anche al time frame, un po' di medio, breve medio periodo, anche qua una situazione di lateralità con medie completamente piatte, situazione laterale, quindi stallo. Lateralità che a mio avviso in questo momento la trovo tra i 38, l'area dei 38 e l'area dei 44, quindi questo potrebbe essere il range, perché anche da qua il 17 di gennaio il titolo è ripartito, siamo arrivati qui sopra e stiamo ritornando nuovamente qui sotto, quindi situazione di stallo, situazione di lateralità, ma soprattutto quello che conta veramente sul titolo, la tenuta di questo livello, quindi il livello di 38. Se dovesse sul weekly fare una situazione di questo tipo, sarebbe molto molto interessante per provare ad entrare sul titolo, quindi con una bella situazione di riacquisto marcata, bella segnata, potrebbe essere veramente molto molto interessante. Quindi tra l'altro anche qui vediamo le medie. Tra l'altro, però, qui sulla media 100 non mi fa impazzire sul settimanale, ma aspetterei veramente un arrivo qui sotto che sarebbe molto bello, 38.700 proprio per giocare la lateralità, mentre invece qui sul weekly, tendere eventualmente un segnale come questo di riacquisto sul weekly sarebbe molto molto interessante. Tra l'altro anche la media 25 che sta arrivando su quest'area qui sotto del settimanale, che potrebbe andare a marcare ulteriormente questa resistenza 41.17. Quindi questa è la situazione su STM e l'importanza, ricordiamoci, appunto, di questo livello, proprio a tenuta settimanale, anche magari diamo un'occhiata anche al mensile, l'abbiamo visto prima, però proprio l'importanza di tenuta di questo livello, che è molto molto interessante. Poi ovviamente più sotto abbiamo eventualmente i 34-120 come supporto, eventualmente più sotto, 34-120 i 27. Proprio qui a livello settimanale si può vedere l'importanza del livello e la tenuta, proprio a livello weekly dell'area, della zona, no? Con questi segnali di riacquisti. Quindi questo è proprio il supporto di questa struttura. Ok? Quindi questa è la situazione per questa settimana. Spero che l'analisi vi sia piaciuta e se questo tipo di analisi, questi tipi di contenuti
vi piacciono, io vi invito a mettere un like al video e magari anche al canale di OG Trading per continuare a fare questo genere di contenuti. Io vi auguro una buona serata e una buona settimana di trading a tutti.